Ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Dunque, seconda giornata del girone D di Champions League, di questa Champions League 2021-2022, che si concluda per noi con un pareggio. Non andiamo oltre il pari a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, una partita che termina a reti inviolate, a reti bianche sullo 0-0. Si è vista purtroppo un Inter deludente, un Inter che non ha mostrato tanto, ha mostrato poca grinta in campo contro questi ucraini che si confermano ancora una volta per noi avversari ostici e rognosi da affrontare sulla falsariga un po' degli ultimi precedenti appunto che abbiamo avuto con loro. A parte quella cinquina, se vi ricordate bene, in Europa League di circa un anno e mezzo fa, che glieli filammo appunto tempo fa, diciamo che questo è il terzo pareggio per 0-0 consecutivo. Questa 2-0-0 la scorsa, io direi, aggiungerei maledetta edizione di Champions League per come è andata a finire. È una nostra vittoria per 2-0, però bisogna andare dietro. Bisogna addirittura arrivare alla Champions League 2005-2006, l'andata di un preliminare appunto di quell'edizione. Vincemmo per 2-0, gli artefici furono appunto la premiata ditta Martins Adriano e se non ricordo male il ritorno a Milano, penso che nel ritorno pareggiamo 1-1. E poi comunque ci qualifichiamo per i gironi. Torniamo alla partita, gara nel complesso direi abbastanza equilibrata fra le due squadre. Uno Shakhtar che diciamo a livello ha dominato maggiormente a livello di possesso palla, ma le occasioni da rete più pericolose sono state le nostre, occasioni che però purtroppo come al solito non siamo riusciti a concretizzare e quindi a capitalizzare. Si è visto un Inter molto macchinosa, un Inter che ha faticato quindi a manovrare e soprattutto il risultato, come dicevo, troppo inconcludente sotto porta. E questo al di là di un piatto che veramente sembrava ieri, sembrava in stato di grazia perché ha salvato la baracca per loro innumerevoli volte. Perciò ragazzi non voglio apparire troppo ripetitivo o troppo scontato quando dico queste cose, ma ci vogliono cinismo e cattiveria perché queste gare sono assolutamente da vincere e questa benedetta boccia è da buttare dentro. Quindi se tu crei tantissimo, ci sono almeno quattro occasioni limpide per noi sprecate, se non di più. In questo caso devi assolutamente concretizzarlo. Inzaghi decide di confermare 8 undicesimi della formazione scesa in campo contro l'Atalanta, lasciando Foglu, Perisic ed Darmian e partendo invece dal primo minuto con Vecino, Di Marco ed Humphries. Solomon si libera e calcia dal limite, pallone che va fuori di poco a lato. Ottavo minuto, però De Zerbi perde un calciatore per lui importante in attacco, cioè Lassina Traoré, che si infortuna gravemente al ginocchio destro dopo un contrasto con Dumfries, e l'attaccante è costretto quindi a abbandonare il campo in barella, lasciando appunto lo Shakhtar in 10. Al suo posto quindi entrerà Tete. Lo Shakhtar accusa il colpo, si vede visibilmente che comunque questo infortunio limita la squadra e allora ci rendiamo pericolosi noi con Barella, fortunatissimo possiamo dire. Al quindicesimo c'entra in pieno la traversa con un tiro a giro e purtroppo una traversa che gli nega appunto la gioia del gol. La squadra di De Zerbi reagisce con Pedrinho e Tete, ma sono i nostri ragazzi comunque che hanno la chance del vantaggio al 34esimo con Edin Dzeko. Il bosniaco praticamente sugli sviluppi di un corner si ritrova il pallone fra i piedi, a due passi dalla linea di porta, ma sparacchia fuori, sciupa tutto e calcia diciamo alto fuori dallo specchio della porta. Un'occasionissima da parte del cigno di Sarajevo che purtroppo non riesce a sfruttare.
Il primo tempo quindi si conclude 0-0 senza altri sussù. Nella ripresa inizia subito forte lo Shakhtar, che si apre con una conclusione di Dodo, ben deviata in corner. Noi però partiamo, diciamo, un po' impacciati e dobbiamo fare un salvataggio in extremis grazie a Skriniar e ad Humphries, che salvano sulla linea anticipando l'ultimo momento Pedrinho in maniera rocambolesca. Al 66esimo c'è un'altra occasionissima per noi con Lautaro Martinez, il Toro, che si trova praticamente il pallone fra i piedi in area di rigore per uno svarione, diciamo, difensivo degli ucraini, ma spreca tutto calciando sopra la traversa. Nel finale, diciamo, gli ucraini perdono forza e quindi anche smalto, veniamo fuori noi e costruendo forse le due palle gol più clamorose della partita, ma come al solito non ne sappiamo approfittare. La prima all'86esimo, il Tucu Correa piazza un tiro a giro dal limite dove ci mette una pezza, fortunatamente piatto, perché come dicevo migliore in campo, ha fatto i miracoli ieri e quindi riesce a deviare miracolosamente in corner. Sugli sviluppi di questo corner, il portiere 1 ucraino si supera di nuovo perché ancora una volta risulta decisivo e salva un colpo di testa di De Vrij, diciamo, che ormai, diciamo, sembrerebbe in rete. Ecco. Eravamo infatti tutti pronti a esultare, c'è stato questo intervento di Piatto, perché è stato veramente un intervento eccezionale. Questo è l'ultimo brivido della gara e la partita si conclude quindi con questo 0-0. A livello di prestazione, ragazzi, ieri male un po' tutti, tranne la difesa, compreso Samir, che ha letto abbastanza bene la pressione dei padroni di casa. Primo fra tutti direi Skriniar, a quale do un 7,5. Stesso discorso vale per il centrocampo e per l'attacco, uno si salva solo Barellino, gli do un 6,5, Lautaro se gli do la sufficienza lo faccio soltanto perché comunque suda la maglia in campo ed è stato lodevole, direi, soltanto per l'impegno ieri, perché a livello di precisione e di concentrazione ha un po' latitato. Molto male Zeko ed Humphries, Correa e Sanchez invece non gli do il voto, senza voto entrambi. Nel file dei padroni di casa, secondo me il migliore in assoluto è stato sicuramente il portiere, Piatto, poi direi bene, dopo di lui, Dodo e Solomon. Per quanto riguarda, ragazzi, gli altri risultati, direi a dir poco incredibile o se volete eclatante il colpaccio dello Sheriff a Madrid ai danni del Real di Ancelotti, uno Sheriff che va a vincere per 2-1, ormai non più una cenerentola come l'ho definita la prima volta che ne ho parlato, ma direi squadra di rivelazione del girone. Etichetta quello della Cenerentola, che ormai, diciamo, gliela possiamo togliere a tutti gli effetti perché sta dimostrando tutt'altro. Quindi, in virtù della prima vittoria appunto dei Moldavi ai danni dello Shakhtar, si trovano primi in classifica con 6 punti in classifica del girone D. Una posizione inaspettata per loro, con una classifica dove vede il Real Madrid secondo a 3 punti, poi ci siamo noi quarti a 1 punto e fanalino di coda lo Shakhtar, anche lei diciamo a 1 punto, anche se siamo, diciamo, appaiati insieme noi gli ucraini. L'altra italiana che ha giocato ieri è stato il Milan, i cuginastri hanno perso per 2-1 in una partita molto rocambolesca al Meazza, e quindi rimangono a bocca asciutta in classifica a 0 punti nel proprio girone. E hanno perso contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, mentre stasera e nel pomeriggio giocheranno Atalanta e Juventus rispettivamente contro gli svizzeri dello Young Boys e la Juve invece contro i campioni d'Europa del Chelsea. Tornando a noi, fra circa 3 settimane, un po' meno di 3 settimane,
lo Shakhtar ospiterà il Real Madrid di Ancelotti, mentre noi questa rivelazione Sheriff, contro la quale bisognerà assolutamente fare un partitone, perché questi veramente non scherzano. Da quello che si vede, da quello che abbiamo visto, questo Sheriff veramente è una squadra che, oltre ad aver battuto il Real Madrid, ha battuto anche lo Shakhtar, e quindi può veramente, è una mina vagante di questo girone, ed è un pericolo per tutte le altre squadre, appunto, come noi del girone D. Ora però è giunto il tempo di voltare pagina, parliamo di campionato. Sabato prossimo ci sarà la sfida, la sera alle 20.45, la sfida contro il Sassuolo. Giocheremo a Reggio Emilia al Mapei Stadium, campo per noi storicamente diciamo non dei migliori, è sempre stato un campo un po' difficile, però bisogna assolutamente cambiare registro. Bisogna cambiare marcia, perché comunque se giochiamo come abbiamo giocato ieri potremmo anche rischiare di perdere contro questo Sassuolo. Bisogna andare a vincere là, ci dobbiamo andare a prendere i 3 punti, perché dobbiamo assolutamente rimanere in alto in classifica, diciamo nella zona alta della classifica, e non bisogna perdere di vista le squadre che hanno più punti di noi, tipo il Napoli o il Milan, quindi dobbiamo rimanere. Io ragazzi vi saluto, più avanti forse farò qualche live, per il momento non riesco per i miei impegni personali. Io vi mando un bacione come al solito, voi continuate sempre a seguirmi e iscrivetevi al canale, attivando la campanellina, e come vi dico sempre prima di congedarmi, amala sempre e comunque. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, ci vediamo poi per la disamina di Sassuolo Inter o domenica o lunedì. Un bacione a tutti e buon proseguimento. Ciao!